Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Innegabilmente, Cyberpunk è uno dei giochi più attesi di sempre. CD Projekt sta facendo trapelare pochissime notizie e pur non avendo attualmente una spinta mediatica importante con pubblicità che plausibilmente arriveranno, rimane ben saldo l'hype per questo gioco. Come indicato in un'intervista dal Quest Director, giuro, vorrei dirvi il nome ma è impronunciabile, dovremmo aspettarci veramente molte sorprese in questo titolo. Grazie a un utente di Reddit, infatti, che ha tradotto l'intervista dallo spagnolo all'inglese, abbiamo scoperto che attualmente il gioco è ancora in un'intensa fase di sviluppo, soprattutto riguardante le quest. Alla domanda sullo stato attuale del gioco rispetto alla demo del gameplay dell'anno scorso, il Quest Director ha dichiarato quanto segue. Come sappiamo, il gioco è ancora in sviluppo e ovviamente vogliamo essere certi che il gioco sia al meglio quando uscirà. Stiamo costantemente modificando e pensando come rendere il gioco più interessante, che renda il gameplay migliore. La demo mostrata l'ultimo anno era solo un piccolo frammento del gioco attuale e non c'è un'immagine chiara di come il gioco in realtà si adatta ad un mondo aperto, sempre in continuo mutamento. C'è molta roba che non abbiamo ancora mostrato e ci sono molte cose su cui ancora stiamo lavorando e il gioco è abbastanza diverso da come l'abbiamo visto nei filmati trasmessi. Inoltre gli è stato chiesto degli elementi RPG del gioco e di come si adattano allo stile in prima persona di Cyberpunk 2077. Ha risposto affermando che i personaggi possono essere personalizzati con vari oggetti che sono visibili nell'inventario sul modello del personaggio stesso. Ha poi aggiunto che il nostro gioco è principalmente un gioco di ruolo, quindi il combattimento in prima persona è qualcosa di aggiunto a questo genere. Ha dichiarato inoltre, ma era già stato detto, che Cyberpunk 2077 offre una varietà di metodi per completare le missioni che attualmente non è ancora stato mostrato nulla, ma qualcosa arriverà per mostrarcelo e di rimanere sintonizzati. Oltre ai concetti di gioco di il Quest Director ha parlato delle varietà di armi, affermando che la varietà di armi che ci saranno in game è molto varia e pur avendo già visto armi intelligenti durante il trailer, saremo sorpresi dalla varietà e dalla quantità delle stesse, armi che non si erano mai viste in un FPS. Tutti questi componenti vanno a comporre sicuramente un gioco che per ora è stato mostrato solo in cartolina e non ha realmente fatto vedere nulla del suo potenziale. Aspettiamo questo benedetto evento delle tre e nel frattempo ci dovremo accontentare delle poche interviste e news fatte trapelare dagli studi di CD Projekt. Bene, con questo è tutto, GG a tutti quanti!